Verso la fine del 1600, lo scienziato inglese Sir Isaac Newton scrisse a proposito della struttura dell'universo: questo sofisticato sistema di soli e pianeti può essere solamente il frutto dell'intento di un essere intelligente e superiore, e come signore assoluto di ogni cosa, egli tutto governa. Mentre il noto fisico tedesco Albert Einstein affermò: l'armonia della legge naturale rivela un'intelligenza di tale superiorità che al suo confronto tutto il pensiero sistematico degli esseri umani si rivela estremamente insignificante. E Werner von Braun, il padre della missilistica, così si espresse: non si può essere soggetti alla legge e all'ordine dell'universo senza concludere che deve esserci un disegno e un intento dietro a tutto ciò. Se guardassimo più da vicino il creato, conosceremmo meglio il creatore. Le parole di questi scienziati risuonano oltre i confini del tempo e dello spazio. Menti superiori, piene di stupore, di fronte all'incomparabile intelligenza della creazione divina. Platone, Aristotele, Leonardo da Vinci trassero ispirazione dall'ordine e dalla maestria di ciò che andavano osservando. Come Galileo, Keplero, Copernico. E mentre scrutavano un universo in cui le stelle erano più numerose dei granelli di sabbia delle spiagge di tutti gli oceani, la magnificenza dell'opera divina brillava non solo attraverso il cosmo infinito che riempiva i loro occhi, ma anche nello stesso creato che abitavano, uno straordinario pianeta chiamato Terra. Il pianeta Terra. Fin dai tempi più remoti, la sua stessa esistenza nell'universo ha suscitato di generazione in generazione mistero e meraviglia. Mille anni prima della nascita di Cristo, il pastorello ebreo Davide rivolse gli occhi al cielo e, come innumerevoli altri, prima e dopo di lui, fu sopraffatto da un senso di stupore per il mondo che Dio aveva creato. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. In principio hai posto le fondamenta della terra, e i cieli sono opera della tua mano. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Le tue opere sono meravigliose, e io lo so bene.
Il colonnello Guy Gardner così parla della propria esperienza. Gli astronauti sono spesso accusati di non sapersi esprimere bene quando, una volta tornati sulla Terra, descrivono che cosa si prova nello spazio. Io credo che ci sia una ragione. Quando si guarda la Terra giù in basso, le parole che si affacciano alla mente sono di riverente timore, tanto si è completamente circondati dalla maestosità della creazione. Il colonnello Gardner ha lavorato per 11 anni al programma spaziale degli Stati Uniti e ha partecipato a 2 missioni che così descrive. Durante la mia prima missione, il primo giorno fummo molto occupati. Un indimenticabile primo giorno. Ma non avemmo tempo di soffermarci a riflettere su dove eravamo e sull'eccezionalità dell'esperienza che stavamo vivendo. Quella notte, Hoot, il comandante e io, dormimmo nei nostri sedili nella cabina di comando. Fluttuavamo sopra i sedili con le cinture di sicurezza allentate quel tanto da impedirci di essere sbalzati fuori. Ma prima di dormire, guardammo dagli oblò. Da dove eravamo, potevamo vedere la Terra direttamente sotto di noi e riflettere su tutto ciò che entrava nel nostro campo visivo. Fu un'esperienza memorabile. Mi si riempirono gli occhi di lacrime, che in assenza di gravità non scivolano giù per le guance, ma formano una specie di bolla negli occhi che annebbia la vista. Fu un'esperienza meravigliosa e indescrivibile. Più conosciamo il sistema solare, più la Terra ci appare unica. Abbiamo inviato sonde per studiare gli altri pianeti appartenenti al nostro sistema. E alcune di esse sono persino arrivate oltre. Per anni e anni li abbiamo studiati con l'aiuto di telescopi situati sulla Terra o in orbita intorno ad essa. Eppure, più impariamo e vediamo del nostro universo, più ci rendiamo conto che il posto maggiormente adatto alla vita dell'intero sistema solare e forse dell'universo, è il pianeta che chiamiamo Terra. Pensando al Creatore e al suo operato, il profeta Isaia scrisse: «È il Signore che ha creato i cieli». Egli, il Dio, ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile. L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Oggi il nostro pianeta ospita oltre 1 milione di specie e di forme di vita e ognuna fa affidamento su uno straordinario sistema di condizioni e provvedimenti che le assicurano la sopravvivenza. Osserviamo ora soltanto alcuni degli innumerevoli miracoli che rendono possibile la vita, perché capire come la Terra mantiene i propri abitanti vuol dire vedere più chiaramente le caratteristiche e gli attributi del suo creatore. È stata definita la sostanza più importante dell'universo, un tesoro chimico che scorre liberamente, presente forse su nessun altro pianeta del sistema solare. La combinazione di 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno ha dato forma ai continenti, controlla il clima, e nessun essere vivente può esistere senza di essa, l'acqua. La Terra ha avuto in dono un tesoro liquido. Il 70% del pianeta è coperto da 360 milioni e 700 mila chilometri quadrati di acqua. E se la superficie terrestre fosse perfettamente liscia, le acque sommergerebbero di 2500 metri le terre emerse. In colore, in odore e in sapore, al tempo stesso estremamente comune e spettacolare, l'acqua coinvolge ogni aspetto della nostra vita quotidiana.
per una sola pagnotta di pane occorrono circa 900 litri di acqua. 3.000 litri per raffinare un barile di petrolio. 11.000 litri per ottenere mezzo chilogrammo di carne. E oltre 180.000 litri per costruire un'automobile. Ma per quanto impressionanti siano queste cifre, l'importanza dell'acqua è forse meglio dimostrata da questo dato. Più del 60% del corpo umano è composto di acqua. Duemilacinquecento anni fa, Talete di Mileto, il padre della filosofia greca, insegnava che la Terra è mantenuta in vita dall'acqua. E le conoscenze di oggi dimostrano che la sua asserzione era esatta. Ma che cos'è effettivamente che rende questa risorsa così unica e indispensabile? Le risposte abbondano, sia in natura, sia attraverso gli esperimenti di laboratorio. Da lungo tempo è stato riconosciuto che l'acqua è il più efficace solvente della Terra. Questa proprietà si può dimostrare versando in una caraffa già piena fino all'orlo di acqua una tazza di zucchero. Sorprendentemente, invece di debordare, l'acqua scioglie lo zucchero senza che il suo livello subisca alcun mutamento. Col tempo dovuto, l'acqua può sciogliere qualsiasi altra sostanza. L'attributo di solvente universale è visivamente verificabile nel processo di erosione. Ogni volta in cui una goccia d'acqua cade sulla terra, dissolve e raccoglie molecole di elementi chimici, nutritivi e minerali. Infatti, quasi la metà degli elementi conosciuti si trova nell'acqua. Senza questo costante processo di raccolta, le piante cesserebbero di vivere, perché la vita vegetativa del nostro pianeta può assorbire e consumare soltanto gli elementi nutritivi disciolti nell'acqua. Attraverso l'erosione, l'acqua lavora come agente di raccolta, ma il rifornimento è solo parzialmente completo. Le sostanze chimiche e minerali, una volta disciolte, devono essere trasportate alle strutture della pianta che producono nutrimento. Un viaggio nello spazio rivela alcuni inaspettati indizi di come si svolge questo processo. Una delle cose da fare quando si è nello spazio, un ambiente privo di gravità, è giocare con il cibo, ma soprattutto con i liquidi. Nello spazio l'acqua non scorre, ma forma piccole bolle. Ogni volta in cui vi appoggiate le labbra e cercate di succhiarla, invece di venirvi in bocca, si incolla su tutta la faccia, vi entra nel naso e mentre cercate di bere, vi fa sputare e tossire. Sulla Terra, la capacità dell'acqua di formare una pellicola liquida è evidente. In un mattino umido, miliardi di molecole d'acqua si uniscono e formano queste goccioline. Il fenomeno, noto come tensione superficiale, consente a questo insetto di camminare sulla superficie di uno stagno e a perline liquide di rotolare sul dorso di queste folaghe. Ma ogni giorno il ruolo più importante della tensione superficiale si svolge probabilmente qui, nel regno vegetale. La capillarità, la forza che consente all'acqua di innalzarsi in uno spazio ristretto, è costantemente al lavoro. Mentre la tensione superficiale e l'attrazione verso un materiale solido, in questo caso il vetro del tubo, spingono in alto il liquido. Per illustrare questo principio, si è diviso il gambo di un garofano bianco e lo si è infilato in contenitori di acqua colorata. Riprese accelerate ci mostrano che cosa accade.
Se l'acqua non potesse salire, trattenuta dalla forza di gravità, le sostanze chimiche e minerali necessarie al nutrimento delle piante resterebbero nel terreno, spezzando così il ciclo vitale della maggior parte degli organismi del pianeta. Ma come fa in realtà l'acqua a salire dentro una pianta? Per oltre 2000 anni, la capillarità, insieme ad altre innumerevoli forze, ha lavorato per innalzare quotidianamente almeno una tonnellata di acqua fino alla cima di ciascuna di queste gigantesche sequoie. Pochi luoghi sulla Terra possono rivaleggiare con lo splendore del Parco Nazionale di Glacier Bay in Alaska. Qui montagne di ghiaccio si innalzano per centinaia di metri sul livello del mare, spesso crollando o spaccandosi sotto il loro stesso peso. Quasi tre quarti della riserva di acqua dolce del mondo sono racchiusi in calotte polari o ghiacciai come questi. E oltre alla loro maestosa presenza, essi si pongono come vividi esempi di un'altra straordinaria proprietà dell'acqua, essenziale per la vita sulla Terra. Quando il lattaio consegnava il suo prodotto in bottiglie di vetro, le basse temperature producevano spesso un effetto curioso. Di nuovo, riprese accelerate ci mostrano che cosa accade. Il latte è composto dall'87% di acqua ed è questa che, gelando, si è espansa. Quasi tutte le altre sostanze, come questa cera fusa, siano solide, liquide o gassose, quando la temperatura si abbassa, riducono il loro volume e, restringendosi, diventano più dense. Anche l'acqua si restringe mentre la temperatura si avvicina al punto di congelamento. Ma sotto i 4 gradi centigradi accade qualcosa di straordinario. L'acqua si espande e diventa meno densa. Congelandosi, la densità continua a diminuire fino a che il volume non è aumentato del 9%. Questa è la ragione per cui il ghiaccio galleggia e occupa più spazio dell'acqua, senza per questo che il suo peso sia maggiore. Poiché il ghiaccio galleggia, esso funge da strato isolante, impedendo il congelamento dell'acqua e della vita sottostante. Ora, se l'acqua agisse come gli altri liquidi, diventando più densa quando congela, il ghiaccio andrebbe a fondo e altro se ne formerebbe in superficie. Durante l'inverno, i fiumi, i torrenti e i laghi gelerebbero e si innescherebbe una disastrosa catena reazione che potrebbe persino causare l'imprigionamento degli oceani nel ghiaccio. Le temperature più elevate scioglierebbero soltanto un sottile strato del ghiaccio di superficie, trasformandolo in fanghiglia. La mancanza di acqua che scorre e valori climatici estremi renderebbero il pianeta inabitabile. Ma Dio ha creato la Terra perché ospiti la vita e nella sua saggezza ha orchestrato ogni dettaglio necessario alla sopravvivenza. Ogni giorno scoppiano in tutto il pianeta oltre 10.000 temporali, la maggior parte dei quali libera più energia di una bomba atomica di 100 kilotoni.
Un temporale come questo è una fase di un ciclo che si conclude nella purificazione e nella distribuzione della riserva idrica terrestre. Il ciclo dell'acqua è una macchina incredibile che ogni giorno genera più energia di quanta l'uomo sia mai riuscito a produrre nel corso della storia. Seguiamo il suo corso per un ulteriore sguardo alla costante cura di Dio per il nostro pianeta. Per capire il ciclo dell'acqua, dobbiamo prima osservare l'ambiente in cui si compie. Il 97% della riserva idrica si trova negli oceani. Per soddisfare il fabbisogno della maggior parte degli abitanti del pianeta, devono solitamente verificarsi due eventi. L'acqua del mare deve essere dissalata e poi trasportata attraverso tutta la Terra. Entrambi gli obiettivi sono raggiunti con l'aiuto del calore del sole. L'acqua si trasforma in gas depositando il sale e si solleva nell'aria sotto forma di vapore. Allo spuntar del giorno, un fenomeno simile si può vedere dalle rive di un lago o di un fiume. Annualmente vengono immessi nell'atmosfera, per mezzo dell'evaporazione, circa 470.000 km cubici d'acqua. E durante questo processo si osserva nel cielo uno degli spettacoli più sorprendenti del creato. Una nuvola è in effetti un ingegnoso mezzo di trasporto, composto di goccioline d'acqua portate dai venti attraverso tutto il pianeta. Mentre si innalzano nell'aria, le nuvole si raffreddano per poi contrarsi, liberando il loro carico vitale. Sorprendentemente, dal giorno della creazione a oggi, il volume delle acque terrestri non è né aumentato né diminuito. Infatti, la stessa acqua che abbiamo usato per lavare la macchina nell'ultimo fine settimana può aver lambito le rive del Nilo durante il regno dei faraoni, perché attraverso la storia il nostro tesoro liquido si è purificato e riciclato per essere usato più e più volte. Uno dei primi resoconti sul funzionamento del ciclo dell'acqua si trova nelle Sacre Scritture. Tutti i fiumi corrono verso il mare, ma il mare non è pieno, perché essi tornano al luogo dal quale sono venuti. Un tesoro liquido. Linfa vitale per i regni vegetale e animale. Eppure, la vita sulla Terra non è soltanto il risultato finale di una ricetta istantanea che dice basta aggiungere acqua. Per capirne il motivo, dobbiamo semplicemente osservare la Luna. Altitude 42, Houston, you're go for landing, over. Roger, understand, go for landing, 3,000 feet. Shot alarm. Lontana dalla Terra, soltanto 384.400 km, l'unica forma di vita sull'arida superficie del pianeta a noi più vicino è rappresentata dagli astronauti. In America.
remember? No, May. May's the month. May, that's right. Okay, we're headed that way. Le loro esplorazioni hanno dimostrato in conclusione che la Luna è morta al 100%, incapace di ospitare persino il più piccolo organismo. Anche se si potesse in qualche modo aggiungere acqua sulla superficie lunare, nulla potrebbe sopravvivere, perché su un corpo celeste non bastano i fiumi, gli oceani e la pioggia. La formula ideata dal creatore per la vita sulla Terra coinvolge una moltitudine di fattori e di ingredienti, e tutti interagiscono in perfetto equilibrio. Re Salomone una volta esclamò: «Il Signore ha fondato la terra con estrema saggezza». Alla luce delle recenti scoperte sul sistema solare, l'intuizione dell'antico re appare sempre più profonda. Consideriamo la distanza della Terra dal Sole, 149.597.850 km. Questa distanza ha un enorme effetto sul clima terrestre. La speciale relazione con la nostra fonte primaria di luce e di calore, posizionata né troppo vicina né troppo lontana, si è risolta in una temperatura globale molto confortevole, 22 gradi centigradi di media. Persino negli ambienti più inospitali del pianeta, compresi i 55 gradi del deserto del Sahara e le regioni glaciali dell'Antartide, vive una grande varietà di organismi. Su Venere, tuttavia, le condizioni sono drasticamente diverse. Chiamato spesso il pianeta gemello per le dimensioni simili a quelle della Terra, Venere orbita intorno al Sole a una distanza media di 107.823.000 km. Circondato da un'atmosfera soffocante, la temperatura diurna oltrepassa i 483 gradi, un calore sufficiente a fondere il piombo. Su Giove, con una distanza orbitale di 778.260.000 km, la temperatura invece si aggira sui 93 gradi sotto zero. La speranza di trovare forme di vita su questo pianeta, il più grande del nostro sistema solare, è stata del tutto abbandonata. Se puntiamo una cinepresa con rallentatore verso la stella polare, i fotogrammi rivelano un altro provvedimento essenziale per la vita sulla Terra. L'apparente movimento delle stelle è il risultato della rotazione terrestre sul proprio asse. La Terra ruota di 360 gradi ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Un periodo moderato, se paragonato a quello della maggior parte degli altri pianeti, ma ideale perché nel corso di ogni giornata l'intera superficie terrestre è debitamente riscaldata e raffreddata. L'importanza della rotazione planetaria viene sottolineata se diamo un'occhiata a Mercurio. Viaggiando nell'orbita più vicina al Sole, questo pianeta ruota completamente sul proprio asse soltanto una volta ogni 59 giorni terrestri, il che provoca condizioni prolungate sia di caldo soffocante sia di freddo intensissimo. Come su Venere e Giove, sembra non ci sia alcuna possibilità di vita. Nonostante le immense difficoltà, la ricerca della vita oltre il nostro pianeta ha sempre affascinato l'immaginazione dell'uomo e per molti anni la maggiore speranza di successo si è accentrata qui, su Marte. Il quarto pianeta in ordine di distanza dal Sole, Marte, possiede alcune sorprendenti somiglianze con la Terra, compresi un periodo di rotazione e un'inclinazione dell'asse quasi uguali. Molti astronomi pensavano che si potesse trovare ghiaccio ai poli e che i larghi canali che solcano la superficie fossero stati un tempo scavati da fiumi. Ma nel 1976 la speranza si tramutò in deludente realtà, quando le sonde americane Viking 1 e 2 esplorarono, fotografarono e raccolsero campioni del terreno
da cui apparve che si trattava di un mondo sterile e privo di vita. Ora, la maggior parte degli scienziati pensa che Marte sia un luogo totalmente desolato, troppo lontano dal Sole, troppo freddo e senza una spinta gravitazionale abbastanza forte da possedere uno dei componenti essenziali, un'atmosfera che consenta la vita. La cosa che più mi colpisce quando guardo la Terra dallo spazio è l'atmosfera terrestre, questa sottilissima banda azzurra intorno al pianeta. E ci si rende conto di quanto fragile e straordinaria essa sia, un piccolo rivestimento che consente la vita laggiù. È stato detto della Terra che l'esistenza dei suoi abitanti è dovuta a un sottile e delicato rivestimento gassoso che avvolge il pianeta come la buccia di una mela. La nostra atmosfera, più del 99% della quale si estende meno di 80 km al di sopra della superficie del pianeta, è essenzialmente composta da 78% di azoto e 21% di ossigeno, una combinazione quasi perfetta per la vita, e nello stesso tempo funge da scudo protettivo contro le mortali radiazioni del Sole. Per contrasto, l'arida superficie della Luna, scalfita dai meteoriti, offre un vivido quadro di che cosa significa l'assenza di atmosfera. Eppure, nel disegno del creatore, persino questo satellite privo di vita svolge un ruolo essenziale per la nostra sopravvivenza. L'innalzarsi e l'abbassarsi delle maree sono controllati dall'attrazione gravitazionale della Luna. Se fosse molto più vicina alla Terra, o considerevolmente più grande, devastanti ondate di marea potrebbero sommergere vaste zone continentali. D'altro canto, se la Luna fosse più lontana dalla Terra, il movimento delle maree diminuirebbe, causando la stagnazione delle acque. In entrambi i casi, la vita come noi la conosciamo verrebbe drasticamente influenzata. Come abitanti della Terra, siamo tutti passeggeri a bordo di un'unica navicella spaziale, perché il nostro pianeta è dotato di una miriade di caratteristiche che lavorano in un accordo ineguagliato in tutto il sistema solare e che ogni giorno ci vengono svelate in ogni essere vivente. L'abbondanza dell'acqua e il clima favorevole. Un suolo fertile adatto all'agricoltura. Le maree che spazzano le coste. Un'atmosfera che consente la vita. Le nuvole che trasportano un tesoro liquido. Una dimensione ideale e la forza di gravità. Un campo magnetico protettivo. La posizione ideale nel sistema solare. Sono tutti ingredienti di una formula che non ha uguali. La mancanza o il cambiamento di uno dei quali si dimostrerebbe catastrofica. Soffermati e considera le meraviglie di colui che tutto conosce. È Dio che ha plasmato e fatto la Terra. L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Nel primo capitolo della Genesi leggiamo: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E quando si guarda giù, verso la terra e il creato, ci si rende conto che tutto ciò è il frutto di uno straordinario disegno, secondo il quale non solo ogni cosa funziona e lavora in perfetta armonia, ma è anche pervasa di eccezionale bellezza. Dalle giungle dell'Africa, alle coste, ai deserti, alle montagne ammantate di neve della Siberia. Sembra incredibile. Ed è meraviglioso osservare la miriade di colori, e le acque, e le terre emerse, e all'orizzonte la splendida linea azzurra dell'atmosfera terrestre.
Osservare le albe e i tramonti. Si è come sopraffatti dall'indescrivibile bellezza di questo universo. Perché Dio non solo ha creato un luogo nel quale riusciamo a vivere, ma l'ha creato in modo che possiamo goderlo e goderlo pienamente. Una volta Aristotele osservò: la bellezza è un dono di Dio. E Dante aggiunse: tutta la natura è opera sua. Dalla tenue bellezza dell'aurora boreale all'elaborato disegno di una conchiglia, ogni angolo del creato è una vetrina scolpita, colorata e plasmata per rallegrare gli occhi di chi guarda. Osserviamo i fiocchi di neve che cadono lenti e leggeri sulla terra in una giornata d'inverno. Se li guardiamo al microscopio, restiamo stupiti per la bellezza e la complessa maestria insite in ogni fiocco, ognuno di struttura esagonale, eppure diverso. Per quanto ne sappiamo, non è mai stato trovato un fiocco di neve esattamente uguale a un altro. La loro bellezza non ha scopi pratici. Dio avrebbe potuto plasmare una massa informe, invece ha preferito creare una galleria di innumerevoli capolavori unici. È contemplando l'esistenza della bellezza che vediamo il disegno più completo del Creatore, perché sembra che la Terra non sia stata plasmata soltanto per consentire la vita, ma anche per arrecare piacere alle genti che la abitano. Entrambi questi obiettivi sono descritti nella Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare. Fin dal momento in cui i primi segni di vita germogliarono dal terreno, il regno vegetale è stato fonte di bellezza e di nutrimento. Oltre 300.000 specie di piante dipingono la terra come un murale vivente. Esse provvedono cibo, vestiario e rifugio. Medicine vengono estratte dagli steli e dalle radici e la maggior parte dell'ossigeno che respiriamo è liberato dalle loro foglie. Come l'acqua, l'atmosfera e il campo magnetico, le piante sono creazioni speciali, fili essenziali nel tessuto del nostro pianeta. Esplorare, seppur brevemente, alcuni aspetti della loro esistenza vuol dire acquisire un'altra consapevolezza delle meraviglie della Terra. Quando un fiore dischiude i suoi petali al mondo, il sipario si alza su un evento eccezionale. Oltre ad essere dotate di bellezza, le piante funzionano come macchine per produrre semi e sul loro importante lavoro si basa non solo la prossima generazione di rose o di anemoni, ma anche la sopravvivenza di ogni essere vivente. Osserviamo come si forma un seme nel papavero d'Islanda. Ognuno dei polverosi granelli di polline sulle antere di questo fiore
contiene metà del codice genetico di una pianta completamente sviluppata. Mentre un'ape raccoglie e poi trasporta il polline sulla cima del pistillo, l'organo riproduttivo femminile del papavero, ha inizio un'affascinante catena di eventi. Con l'aiuto di un microscopio e una cinepresa con rallentatore, guardiamo più da vicino che cosa accade a un singolo granello di polline. Attivato dall'umidità, il granello germoglia e invia un sottile filamento verso l'interno del pistillo. La sua destinazione, l'ovario del papavero. Qui, racchiusi centinaia di ovuli, aspettano uno dei momenti più solenni della creazione. Osserviamo ancora al microscopio come avviene effettivamente l'unione del polline e l'ovulo. Crescendo rapidamente, il filamento si dirige verso la parete di un singolo ovulo non fertilizzato e si accende così la scintilla della vita. Mentre il fiore appassisce, sia l'ovario sia il suo contenuto maturano e la capsula che rimane dichiara silenziosamente che la formazione del seme è completata. E in quasi tutto il regno vegetale, una pigna matura, un frutto o una capsula proclameranno un miracolo simile e a tempo debito presenteranno al mondo un tesoro vivente di semi. Un coacervo di vita, ciascuno contenente l'embrione di una pianta viva, e la promessa di una nuova generazione. Chiusi nei loro involucri ci sono i campi di grano dell'Iowa e le foreste tropicali del Brasile. Eppure, per rilasciare con successo il loro enorme potenziale, essi devono prima raggiungere un ambiente adatto alla crescita. La scena è pronta per l'ingresso del seme nel mondo. Il viaggio del seme nel terreno è un momento decisivo della vita sulla terra e spesso è favorito dalla mano dell'uomo. Nel tentativo di soddisfare i bisogni universali di cibo, vestiario e rifugio, ogni anno vengono raccolti e sparpagliati milioni e milioni di semi. Il diffondersi dell'agricoltura ha ricoperto le campagne con oceani di vegetazione e indipendentemente dai metodi o dalle tecnologie impiegati, un fatto resta costante. La sopravvivenza e l'avanzamento della civiltà sono legati direttamente all'incredibile potenza del seme. Ma oltre il regno delle macchine e lo sforzo umano, si scopre una storia molto diversa. Perché è qui, tra la maggioranza delle piante da seme, che manifestazioni spettacolari del disegno e del proposito divini si verificano di momento in momento. In natura, il semplice atto della dispersione di un seme ha in sé un significato di vita e di morte. Per sopravvivere, ogni seme deve arrivare in un ambiente che fornisca cibo adeguato, acqua e spazio per crescere. Un luogo, il più delle volte, trovato all'ombra di una pianta della stessa specie.
Nella sua ricerca, il seme può percorrere alcuni centimetri o fare il giro di mezzo mondo. Ma indipendentemente dalla distanza, nei provvedimenti che rendono possibile il suo viaggio, si manifesta pieno la potenza del creatore. Per averne solo un'idea, basta dare un'occhiata all'erba ai nostri piedi. In un campo di avena selvatica, il provvedimento che consente il diffondersi dei semi è sorprendente ed estremamente efficace. Fissate per alcuni istanti i sottili filamenti attaccati all'estremità di ogni seme. Sono chiamati barbe e ciascuno di essi è un meccanismo altamente sensibile ai cambiamenti di umidità. Osserviamo attentamente mentre cicli alternati di umidità e di calore vengono aggiunti al loro ambiente. Dapprima l'aria umida innesca una reazione e le barbe rispondono avvolgendosi. Poi, quando l'aria diventa più secca, esse reagiscono al cambiamento e si aprono. Dopo alcuni giorni di questa continua torsione, la barba e il seme si allontanano dalla pianta. Ma l'essere sul terreno non cambia la loro risposta al clima e il fantastico viaggio ha inizio. La cinepresa accelera l'azione, ma ciò che vedete è quello che realmente accade. Le barbe, torcendosi, lanciano sul terreno i semi dell'avena selvatica con un meccanismo veramente notevole. Mentre le barbe spingono avanti il loro carico, sottili peli che crescono ai lati del seme gli impediscono di scivolare all'indietro. Poi, quando la gravità fa piegare il seme, le barbe dimostrano un altro aspetto della loro versatilità, piantando il carico nel suolo. Dopo aver studiato la vena selvatica, un botanico annotò: non si deve dedurre che all'interno di questi semi ci sia una mente raziocinante. Naturalmente aveva ragione, ma dopo averli osservati per un momento, non è difficile capire perché ci sia ragione di chiederselo. In un appezzamento di acetosella, il sistema di dispersione assume dimensioni diverse ma non meno ingegnose. Alta meno di 2,5 cm, questa esile capsula è un frutto formato dal fiore dell'acetosella, il magazzino di oltre 2 dozzine di semi. Questa volta concentrate la vostra attenzione sullo strato esterno che li ricopre, mentre la cinepresa cattura l'essenza di queste macchine viventi. Quando i semi sono maturi, il sottile strato esterno perde umidità e si contrae. Simultaneamente, lo strato interno assorbe acqua, gonfiandosi fino a raggiungere il doppio della sua dimensione normale. Sotto la straordinaria pressione, lo strato esterno si spacca violentemente, spingendo i semi attraverso le fessure del frutto alla velocità di oltre 48 km all'ora. La vita viene letteralmente sparata nel mondo. Per la ginestra dei carbonai, nativa dell'Europa occidentale e comune lungo tutta la costa del Pacifico del Nord America, i meccanismi di dispersione sono ancora più dinamici. Quando i fiori gialli della pianta muoiono, i baccelli che restano si preparano gradualmente a disperdere i loro semi. Per tutta l'estate, i baccelli esposti a prolungati periodi di caldo maturano. Con il passare delle settimane si seccano, mentre cresce la tensione all'interno delle pareti.
è il preludio a uno dei fenomeni più esplosivi della natura. La forza prorompente dei baccelli della ginestra riesce a lanciare i semi oltre una quindicina di metri. Minuscoli granelli scagliati in un mondo immenso e pericoloso. Un mondo in cui gli ostacoli alla sopravvivenza rispondono a un disegno per noi inafferrabile. Infatti, il provvedimento del creatore per la diffusione della flora terrestre supera la sfida del vento, dell'acqua e del fuoco. Spesso le stesse forze che potrebbero distruggere il seme giocano un ruolo determinante nel ciclo biologico. Questa continua lotta per la sopravvivenza è evidente nell'Odissea della noce di cocco. Pesante circa 2 kg, questo straordinario vascello è costruito in modo da affrontare viaggi di oltre 1600 km in mare aperto. Uno dei semi più grandi del mondo, la noce di cocco, è ben equipaggiata per le avversità di un viaggio nell'acqua. Il segreto della sopravvivenza del cocco si trova nel guscio esterno pieno d'aria. Senza questo involucro, il seme si impregnerebbe di acqua e andrebbe a fondo dopo alcuni giorni. Ma racchiuso in un contenitore galleggiante e fibroso, può rimanere in superficie per più di un anno. La piantina in embrione è così protetta dalla micidiale acqua salata. Le condizioni sono estremamente dure, eppure la noce di cocco non è stata progettata soltanto per sopravvivere alle onde e alle correnti dell'oceano, ma anche per dipendere da queste ultime nel trasportare la vita a una spiaggia lontana. L'equilibrio della vita sulla Terra dipende a volte dalle relazioni più improbabili. In questa foresta di pini, il contributo delle forze della natura nella dispersione dei semi raggiunge il suo apice. Diffuso in tutto il nord-ovest americano, questo tipo di pino produce coni durissimi ed estremamente protettivi. Crescendo a mazzi sui fianchi della pianta, queste navicelle dalla forma curiosa possiedono una qualità quasi unica.
rifiutano di aprirsi per liberare i semi da un anno all'altro, ma come fortezze impenetrabili rimangono sigillate. Abbastanza forti da resistere ai colpi di un martello e agli innumerevoli predatori ghiotti di semi. Persino il passare del tempo e i cambiamenti meteorologici non riscuotono il loro pedaggio, perché la stretta d'acciaio di ogni cono perdura spesso anche per decenni. Tranne rare eccezioni, soltanto una forza in tutta la natura è tanto potente da spezzare questa stretta. L'intenso calore di un incendio avvia una sorprendente catena di eventi e i coni cominciano a schiudersi. Ma aprendosi soltanto in parte e liberando un vapore gassoso, la maggior parte dei semi è protetta dalle fiamme micidiali. Solo dopo che l'incendio sarà spento, i coni, anneriti e bruciacchiati, si apriranno completamente. Allora inizia il miracolo della rinascita di una foresta. Forgiato, scolpito e organizzato per consentire la vita, un eccezionale pianeta chiamato Terra. Ma sentiamo ancora le parole del colonnello Gardner. Una navicella spaziale è un veicolo incredibilmente sofisticato, ma a paragone della complessità della Terra e della vita che questa ospita, una navicella è del tutto insignificante. Ho lavorato al programma spaziale per molti anni e con vari collaboratori. E sempre mi stupisco che un lancio riuscito sia il frutto della fatica di tante persone così diverse tra loro. Decine e decine di tecnici hanno lavorato per disegnare e costruire le varie parti. Li ho visti costruire i supporti, disegnare i circuiti elettrici per centinaia di computer e apparecchiature diverse necessarie a far funzionare la navicella. E osservando tutto ciò, non si può pensare che sia frutto del caso, che questo straordinario congegno si sia assemblato da solo. È un po' come guardare il pianeta su cui viviamo, l'universo in cui viviamo. Essi sono molto, ma molto più complessi di una navicella spaziale, per quanto sofisticata. E più si osserva la vita, più si apprende quanto essa sia un meccanismo perfetto nei minimi particolari. È molto difficile, allora, pensare che anche questo sia capitato per caso, e nello stesso tempo ci si rende conto che deve esserci un architetto, un creatore di questo nostro pianeta. E questo mi fa considerare la vita più speciale, perché mi dice che io non sono un essere venuto al mondo per vivere alcuni anni e morire, che invece di un'esistenza insignificante, io ho qualcuno che si prende cura di me, che mi ha fatto e si preoccupa per me.
qualcuno a cui rivolgermi con i miei dubbi, le mie preoccupazioni e le mie gioie.